Buongiorno, oggi parleremo di come riconoscere gli sprechi in cantiere e come metterci rimedio, come correre ai ripari. Il sistema di produzione Toyota, da cui deriva tutto il pensiero Lean, definisce due parole in modo molto preciso. Le parole sono valore e spreco. Valore è tutto ciò che il cliente vuole e per contro tutto ciò che il cliente non vuole è spreco. Quindi il nostro compito come professionisti Lean Construction è doppio. Da un lato dobbiamo creare il massimo valore per il cliente e allo stesso tempo ridurre al minimo gli sprechi. Per poter eliminare gli sprechi, il primo passo è imparare a riconoscerli. Esistono tradizionalmente sette categorie di sprechi. Di recente se ne è aggiunta un'ottava, anch'io ne considero otto. Le otto categorie di sprechi: trasporto, scorte, movimento, attesa, sovrapproduzione, difetti, processo e, quella secondo me più importante, mancato uso del talento. Adesso le vediamo nel dettaglio. Una considerazione, anche se adesso vediamo una per una le categorie di spreco, voglio già da adesso mettervi una pulce nell'orecchio. Quando applicherete sul campo i metodi per ridurre gli sprechi, vi accorgerete che spreco chiama spreco. Quindi una particolare categoria di spreco, se lasciata così com'è, quindi senza porvi rimedio, chiama altri sprechi. Il problema peggiora. Adesso vediamo nel dettaglio le singole categorie. Trasporto è lo spostamento non necessario di materiali, di attrezzature, di mezzi, materiali che vanno da un punto all'altro del cantiere, poi magari ritornano, no, quello non è la sua collocazione definitiva e così via. Mezzi d'opera o attrezzature che si spostano in varie aree, poi ritornano, magari cambiano cantiere, c'è un'emergenza, eccetera, e poi tornano. Questo non crea valore. Scorte, quando in cantiere produciamo più del necessario, stiamo creando uno spreco. Tutto il sistema snello, il sistema Lean, si basa sul concetto di just in time, cioè produrre nella giusta quantità e solamente quando serve. Quindi anche i materiali o i semilavorati, i prefabbricati, il work in process, che arriva al momento sbagliato, è uno spreco. E in genere questo è uno spreco che chiama altro spreco. Immaginate dei materiali che sono arrivati al momento sbagliato, bisogna trovargli un posto, quel posto non è quello definitivo, le squadre gli devono girare intorno, i materiali vanno protetti dal danneggiamento e così via. L'azione necessaria che crea valore non è uno spreco, si chiama lavoro. Lo spreco di movimento, invece, è quando il movimento non crea valore. Ad esempio, le attrezzature sono fuori portata e quindi dobbiamo fare più fatica per raggiungere le attrezzature, gli attrezzi per fare il lavoro. Oppure dobbiamo aggirare un ostacolo. Ad esempio, nel caso precedente, materiali che non dovrebbero stare lì dove sono. Se ci pensate, il lavoro di costruzione è fatto di gesti ripetuti tante volte da tante persone.
Quindi, se riduciamo lo spreco del movimento, abbiamo un guadagno che è moltiplicato di 100, 1000, 10.000 volte, perché quello stesso gesto, reso più efficiente, verrà ripetuto tante volte da tante persone. Il paragone che io faccio normalmente è con lo sport di resistenza. Se guardate un atleta che corre le maratone, fa sci di fondo, ciclismo, triathlon, tutti questi atleti hanno un tratto in comune, anche se le discipline sono diverse, l'economia di movimento. Per arrivare al traguardo nel modo migliore bisogna economizzare il movimento, cioè nessun movimento va sprecato. Altro spreco, l'attesa. Questo è lo spreco che si nota di più in cantiere, è più facile da riconoscere. Un mio collega diceva sempre: guarda, in cantiere possono succedere due cose. O i lavoratori aspettano il lavoro, o il lavoro sta aspettando i lavoratori. Questo in genere succede quando diverse squadre che fanno diversi lavori vanno a velocità diversa. In fabbrica il lavoratore è fermo e la catena di montaggio gli fa arrivare il lavoro. In cantiere succede l'esatto opposto, cioè il lavoratore è sull'area e quando ha finito passa oltre il lavoro e va in un'altra area e la squadra che segue occupa quell'area, l'esatto opposto di quello che succede in fabbrica. Un esempio, cantiere di costruzione civile, una massicciata ferroviaria. Immaginate una perforatrice da micropali che boh 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 va velocissima e continua a fare micropali. La squadra che segue è la squadra, supponiamo, del calcestruzzo armato e non riesce a tenere dietro alla perforatrice. Quindi, giorno dopo giorno, lungo lo sviluppo del cantiere, c'è questa perforatrice che va, 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 va e c'è una gran quantità di micropali. Pronti ad accogliere le fondazioni. Quindi, se ci fosse qualcuno che si mette a casserare, ad armare le fondazioni, tutto andrebbe bene, ma la squadra non riesce a tenere dietro. Oppure l'esempio opposto. Immaginate un fit-out, cioè l'allestimento interno di un edificio. C'è una squadra di elettricisti che deve intervenire dopo che i cartongessisti hanno terminato la tamponatura e il controplaccaggio. Il cartongesso va più lento degli elettricisti, prima o poi gli elettricisti vanno a sbattere contro la squadra del cartongesso. Potrebbero posare più impianto elettrico se solo la squadra del cartongesso andasse più veloce. Quindi la conclusione è che in entrambi i casi l'avanzamento del lavoro dipende dalla lavorazione più lenta, non da quella più veloce. Nel primo caso abbiamo un lavoro pronto che aspetta lavoratori. Nel secondo caso abbiamo dei lavoratori che aspettano di poter lavorare. Probabilmente farò un video apposta per spiegare le tecniche di livellamento del lavoro tra le squadre. Questo tipo di studio di simulazione si chiama Takt Time Planning. Takt è una parola tedesca che vuol dire ritmo. Le squadre vanno tutte allo stesso ritmo. Altro spreco, la sovrapproduzione, ed è un parente stretto dello spreco delle scorte. Anche questo è un po' il risultato di una produzione fatta al momento sbagliato. Se ci pensate, ogni volta che avete troppa roba in cantiere, avete un problema in più. Materiali, semilavorati, prefabbricati, eccetera. È tutta roba che va protetta dai danni, che intralcia il transito, degli operai e dei mezzi, quindi questo è altro spreco di movimento, può creare problemi di sicurezza e così via. Processo. Questo è lo spreco del lavoro in più. Se ci pensate, in cantiere ci sono infiniti esempi di spreco di processo, cioè cose che fai un giorno e il giorno dopo smantelli.
protezioni temporanee che fai e poi dispi, oppure hai persone diverse che ripetono la stessa azione in momenti diversi. La cosa più stupida è inserire più volte lo stesso dato, la stessa informazione, oppure più persone del necessario a fare un lavoro e così via. Penultimo spreco, i difetti. Il lavoro difettoso, non conforme, danneggiato, deve essere rifatto o riparato o sostituito e così via. Siccome i difetti normalmente bloccano i pagamenti, vedete come questo tipo di spreco ha un impatto diretto sulla redditività della commessa. L'ultimo spreco, il mancato uso del talento. Questo, a mio parere, è il peggiore degli sprechi. Mi spiego meglio. Questo spreco deriva dal non saper utilizzare al meglio le capacità, le abilità, le competenze, la creatività e il talento delle persone, tutte le persone che lavorano in cantiere. Il nostro dovere, in quanto praticanti della disciplina Lean, è quello del miglioramento continuo, Kaizen. Però, se abbiamo la pretesa che il miglioramento arrivi solo dall'alto, solo dai cosiddetti esperti, abbiamo sbagliato strada completamente. Un mio collega e amico diceva sempre: la persona che ne sa di più è quella che sta a 3 metri dallo scavo. Quindi, tutte le volte che noi non ascoltiamo questa persona che sta a 3 metri dallo scavo, abbiamo sprecato del talento. Questa, secondo me, è una vera tragedia. Un tipico esempio di questo atteggiamento è avere personale che è addestrato, misurato e pagato unicamente per fare il lavoro che hanno sotto gli occhi. Tu sei pagato per lavorare, non per pensare. Se invece addestriamo le persone a risolvere i problemi, gli diamo del tempo per poter risolvere i problemi, quindi ammettiamo che tutto il tempo non sia necessariamente con l'attrezzo in mano, ma c'è anche un tempo di riflessione per risolvere i problemi. Se ascoltiamo quello che dicono, ecco, questo è il migliore uso che possiamo fare del loro talento. Però adesso basta parlare di sprechi, parliamo di come si può correre ai ripari. Tenendo a mente l'idea di utilizzare al meglio il talento di tutti. Come possiamo imparare a individuare gli 8 sprechi in cantiere? C'è una tecnica, la tecnica più usata si chiama waste walk, cioè una passeggiata strutturata, non è farsi un giro, una passeggiata in cantiere per identificare lo spreco. La visita è strutturata e ha lo scopo di osservare e rilevare gli 8 sprechi. Non è un'imboscata, non è una sorpresa, non è cogliere in fallo i vostri operai. Lo scopo invece è di coinvolgerli a identificare il problema e nel proporre una soluzione. Quindi il waste walk va pubblicizzato ampiamente, con grande anticipo, e bisogna spiegare che cosa vogliamo fare, perché andiamo a fare questa passeggiata. Spiegare a tutti quelli che saranno coinvolti quali sono gli 8 tipi di spreco e incoraggiarli a vedere. Durante un waste walk si osserva e basta. Non si danno giudizi né sul tipo di lavorazione né tantomeno sulle persone e non si offrono soluzioni al volo. Le soluzioni si studiano tutti insieme dopo. Ragioniamo a bocce ferme, come diceva un mio capo di tanto tempo fa quando ho cominciato a lavorare.
a bocce ferme tutti insieme si applicano alla risoluzione del problema. C'è una tecnica particolare di problem solving, è quella che io preferisco, ma ce ne sono più di uno, insomma, se andate su Google e cercate problem solving ne trovate quante ne volete. Quella che a me piace di più si chiama A3. A3 come il foglio da disegno, 420 mm x 296. Si chiama A3 perché devi essere in grado di illustrare tutta la casistica, dal problema all'analisi alla soluzione al mantenimento in un unico foglio A3. Ecco, questo è il foglio A3. È diviso in sette scomparti. Se seguite le frecce, quella è la direzione in cui si muove il lavoro. Vediamo i singoli scomparti. Si comincia dalla descrizione, cioè qual è il problema che vuoi risolvere. Che cosa è e che cosa non è il problema. Che cosa non è altrettanto importante perché permette di limitare il campo. Dopo aver descritto il problema, è il momento di descrivere lo stato attuale, cioè adesso che cosa succede e perché quello che succede è un problema. Che cos'è che vogliamo migliorare? Questi sono gli obiettivi. Cerchiamo di essere più specifici possibile. Esattamente cos'è che vogliamo migliorare? Dopodiché si passa all'analisi di dove sei e dove vorresti essere. Questa distanza, no? Tra dove ti trovi e dove vorresti essere. Io ho scritto qui i 5 perché. È una tecnica, potete cercarla con Google, magari farò un video per illustrarla meglio, ma essenzialmente si tratta di continuare a chiedersi perché fino a quando non si arriva alla radice del problema. Il pannello delle contromisure è il punto in cui si sperimentano le possibili soluzioni. Penso di aver individuato questa causa e penso allora di mettere in pratica questa contromisura. Lo faccio su un ambito più limitato, misuro il risultato, ha funzionato, non ha funzionato, perché dopo aver preso in esame le possibili soluzioni, il penultimo compito è, bene, il futuro, nel futuro, la soluzione finale per risolvere questo problema, che aspetto ha? Come si fa ad andare dal punto in cui ci troviamo adesso al punto in cui vogliamo essere? E da ultimo, ma non meno importante, il mantenimento, cioè come faccio a sostenere nel tempo questo cambiamento per evitare di tornare a fare gli stessi errori. Questa tecnica per la risoluzione dei problemi si applica alla ricerca e alla riduzione degli sprechi e a tante altre cose, ma per quanto riguarda ricerca e riduzione degli sprechi, si può applicare sul campo. È facile da spiegare a tutti i collaboratori. Può essere applicata di continuo, anzi, più fate pratica e più diventate bravi a riconoscere gli sprechi e a cercare delle soluzioni. Anche solo partire da qui nel vostro percorso Lean in breve tempo, purché sia mantenuto, cioè lo scopo è sostenere, vi permetterà di migliorare le prestazioni, gli indicatori principali del vostro cantiere.